Disse fratello, fratello, ma chi si muovesse fa diventare priore San Martino? Dove mi pare? Ma sicché stasera vieni pure a fare visita a papà? Sì, e viene per me. Ma ti ha fatto pure la dichiarazione? Sono fatto mio. Ma mi pensavo. Ma che a te l'ha fatto? E sono fatti miei. E salutami il fiasco. E tu salutami il secchio. E il secchio si è sfondato. E il fiasco si è scassato. Ma comincia da davao! Buongiorno! Mamma mia, che paura! Signori, è tanto che sono brutto! No, ma voi apparite alla finestra come un ladro! Ma come? Come un angelo! Un angelo! Signori, state attenti, che hai sotto sotto! Sono un riavolo! E che fa? Io sono battezzata con l'acqua santa. Ma visto che la tutto quanto sono battezzato con l'acqua santa. No, no, tu sei scomunicata. Non va a piscina. State zitto. Sentite un poco, signor Luigi. Ditemi, signori, qualsiasi cosa vi serve, però sapete, io sono l'uomo paese, tengo pure un fucile o cane presa, qualsiasi cosa, Signor Luigi, sentite, ma come impegnati questo signor Luigi? Come mi chiamo Luigi? Mi facete piacere, signore. Gigino, sentite. Stavo parlando io. Ah, buon vai. Io vi volevo dire. Sì, ditemi. Che a me mi potete chiamare Katie. Ci chiama Katie? Sì, quella mia sorella è diventata rossa. Lo sapete come si chiama? Catarina! Sì, vabbè, però signori, posso dirci una cosa? Catarina è brutta! Che è di nuovo che più bolli? Invece, sentite a me, sapere a me come mi chiamano in famiglia? Però mi mettono un po' che scorno, perché no? Allora, senti, mi chiamano Gingillo! Gingillo, come grazioso! E a quando? A me, Gingillo? E io mi chiamo Esterina, come vuoi che si chiama? Se non lo sa, questo, ma... Est, proviamo! Est, mi piace est. Bello! Ora a me, proviamo! E che facciamo? La rossa dei venti, nord, sud, est! Vabbè, lasciamo andare! Ditemi! Sentite, Gingillo, che vi volevo dire? Quello che volete! Mamma, come sta? Mamma! Sta a casa, sta buono, sta a cammino ogni tanto! Io vi volevo dire, il cane vostro, come sta? Il cane mio? Sì. Ma come mi avete fatto piacere che mi avete chiesto del cane mio? Guarda, no, no, sta qua a fianco a me, è troppo bello. Lo volete vedere? Affacciatemi, lo vedete. Sta qua, sta... Chiappa! Ma che ci piace andare in tosse? Però, fuori il capuzzello, come dispiace, mi dispiace se vi siete fatto male col capo? Oh, non vi preoccupate, io mi vado, faccio fare un pensierino e mi faccio perdere una. Non vi muovete, due minuti e sto qua, non vi muovete. E mo sei contento? Sei felice? Caterina! E Serina! E morimmo! Ah, papà! E morimmo! E morimmo! E morimmo! Aspetta, aspetta. Fammi a fare prima la mannata. Poi vengo e faccio vaias con te. Tu fai vaias? E faccio vaias, oi! E prima che la metti la coppa, ori! Ah, ma pori, tu ne... Ma che mamma? Ma son rosa! E chi è sto gentile fedeltone che me ne rosa? Chi è? No, no! Non vi mettete a paura, non sono un mariolo, io sono con l'amore paese, tengo pure un fucile o cane preso, non vi faccio niente, non mi preoccupa. Scusate, come buttate a fare questo fucile a più? È perché vaga a caccia. Ah, e che gente che pure di sparare, ci stanno e qua, di ah, di però, che c'è, se chi mi ha fatto nessuna offesa, come signore, io non parerò se faccio una. Ma perché? È un'usanza del paese? Ma c'è, se chi è un'usanza mia persona. Sentite, no. Un mai da fanno piacere, ma... Dicitemi lui. Ma qua non dovete più venire. Che è? No, non è successo niente, io con me, non mi preoccupare. Non mi preoccupare. Ma non può fare niente, non mi preoccupare. Non fa, non mozzica, non mozzica, scendete. Io ti vengo. No. Che la mia moglie si mette una paura pazza, ragazzi, io ti vengo. Umaro, e beh, vostra moglie si mette pure, puoi salire in coppa la seccia, facetemi capire. No, io sono salito in coppa.
Ma giusti certi zoccoli, mi mettono a me! Non ti preoccupate, faccio da solo e nemmeno ne sei mai! No, ma faccio sto fuori! Ma metti di voi, luci la verità! Non mi metto paura, però... Vedi, fai una cosa, lasci vedere quanto è bello, venite qua, ci sto niente a mano e chi lo farà la zampa! Ma che state dicendo, non la mano o la? Volete vedere, ya, stendete un po' la... Ma quando mai? Stendete un po' la mano, ci dice... E dallo! Ya, volete sapere come l'ho chiamato a sto canamento? Ma non lo voglio conoscere! L'ho chiamato Lucifero! E chi se ne importa? Mi piace, ya, stendete un po' la mano! E dallo! Ma allora, io volessi sapere quanto è bello quando vedo la mano, guarda, troppo bello! Sai come fa? Uscita da mano, quello per la zampa e poi guarda! Guarda con c'è tocco come se l'essi dicendo buongiorno, buonasera, come state? Questo non è un cano, sai che sei nome, è un frate, mi tengo con me frate. Voi solo con cano potete parlare così. Ah, poi c'è, sì, mi lo fanno piacere. Sì, sì, sì. Tenete un po' la mania. Dai, non è da volta, non è sta mano. Ah, ce l'abbiamo, mettete paura, roca. Uè, non mi mette paura, ma la mano non c'ha di mettere. Allora, spiegatemi una cosa, la prossima volta che vengo qua ci fa sapere a bestia, ce la starà sola a casa. Sì, sì, lasciate la casa, che la mia moglie sia vera, no? Ce n'è mai solo io, ho passato. Ma non fa niente, è buono, non sì, muzzica. Sì, ma poi la ci ho capito, ma perché massimo venire a trovare? Ma poi c'è, se voi siete villeggianti, sono europei, sono vicino, ma trovo e vi porto una palla in rosso. Ma qua villeggiato! C'è, se è che ma villeggiato, politicamente, hai sopra un canto a pure niente! Comunque, vicino, sì, me mi trovo a passare, per saluto. No, 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 scusate, voi... No, aspetta, ma c'è, no, ma c'è una cosa importante! Gesù, Gesù! E chi solo scemo nel paese ci mancava il cammino, poi... Ma nonno, mamma mia! Se chi non lo fa... E mi mette la mano... Allora... Esteri! Cateri! No, papà, io non faccio niente, io non conosco proprio nessuno. No, ma che non faccio niente, non voglio sapere niente. Uè, ma che è successo? Ah, io faccio chiamare la mia porta, porto, senti che stanno bussando. Ah, sì, facciamo. Va. Uè, ma volessimo venire tu, che vorrei chiedere a questa porta. Ma perché tu sei zoppa? Tu sei cionca. Va. No, io mi chiamazzo, io sono chiamato a questa porta. Chi se sarà che non scemo, non lo cane preso. Vado io. E cresce subito, sta niente a fare, le maniere forti ce vuole. Ma non lo fanno! Ai atto! Chiamo, fa un altro poco, ma non ci stanno che li riano se ti posso rispondere. Ma tu vedi una volta. E il postino ha portato una lettera per Don Alberto. Lo c'ha la cappuccia. Ma che ha fatto chi? Sarà dell'indirizzo mio a Coccru. Non cagna discorso. Tu non la vuoi capire che l'atteggiamento è scemo come hai fatto la dinta. Io mi faccio la valigia e te lascio a te, a montagna e le sa rimane nel buco. Me ne vado a fiuggi, me vado a fare panzare qua così, io. Luci, ma perché cazzo fa? Già, il padre si portava 20 anni e non lo conosceva ancora. Cami, certi guardatelle e certi rosatelle, capite? Chi lo smette a fare pure un geloso, smette a fare. Na Lucca, non va a sentirsi cose guaglioni. Vuoi alluccare, capito? Vai fa sempre. E fallo sentire. Ma no, però calmare. Sì, non posso calmare. E pigliate una pillola calma. Anzi, mi è buona tutta a me, se pillola calma. No, per fa sentire, io gli dico ballo. E poi gli fa sentire, che è? Vuole dovrei che vada alluccare per tutto il paese. E chi ti porta un manicomio? E sto medio è qua. Andiamo, uè, fermate. Fermate perché mo' loro mi può essere mai da mandare. Oh, e chiama loro, chi li sono rimasto Giorgio? Uè, ma io non posso dire che tu l'infermiera a chi non li ha fatto? No, tu non puoi dire niente, sennò io faccio la pazza. E mo' ti ho dico una da volta, e figlio di una pinta. Lorenzo, ma volete che vi sei? E mi sentessero, non me ne importa proprio. La signorina si mette scuola, volete vedere la caluccone per tutto il paese? Già, guarda. Sì, allora apriamo le finestre, così ci sentono tutto qua. Uè, fermalo! Che la finestra è stagliosa. O se no arriva nell'osso. Andiamo a dire cosa? Povero un po' cosa non faccio io. Che dai, hanno una per l'osso. Già, io sono una donna facile, e mori.
Può essere il buon nome una cacca rosa pure a me, no? Tu che dici? Perché che stai diventando la casa del rosso? Certamente. Gente, gente! Ehi, ma mandate la cacca rosa pure a me! Gente, ma non la lampaccia! Chi? Chi è che mi ha messo la palla? Signore, scusate, mica avete visto un pallone? Niente chiesto, si è già visto un pallone? Oh, ma non l'ha già visto. Stavi pigliando un caffè in un barriere in mezzo, ma? Ma l'ho visto che è entrato qua dentro. Guarda chiesto, l'ha visto che è entrato qua dentro. E io mo non te la do più. Ma è possibile che in questa casa c'è sta forza che è finestra chiusa? Oh, ma si rompono i vetri! C'è da Cristo! Poi si rompono i vetri! E invece mo si rompono i valori, noi! Perché vi dico cose e ho schiatti, capito o no? Ah! Signore, mi trovo allora! Posso quella pietra? Uè, posso quella pietra che io ho fatto la guerra, eh? E tu mi gli schiaffi, eh? Posa quella pietra! Ah! Ah, voglio! Ecco dove allora! E va a te, no? Grazie, signore! Camuccio! Voi va a rubarlo! Allora! Ma davo piglia, pure come voglio! Ma io dico perché? Perché volessi sapere? Mi sono bloccando un po' pure in erba! Mi sono bloccando perché sono ascemi, capito? Ma no, no. Non finisci pazzo. Sì. Sono crescendo pazzo. Sì. Basta io. Basta mo. Che nessuno parlasse più. Ah. Non bagna niente. Nessuna pillola. Voglio solamente questo. Un po' di calma. Un po' di quiete. Un po' di silenzio. Guardate com'è bello, guardate. Ah. La quiete dopo la tempesta. Oh. Mannaggia con, mannaggia, cataclisma, distruzione, ah, se da un lombo, fammi assettare. La tempesta dopo la guerra. No, io un po' ci sta assettare. Ah, ma che la succede? La gamba e vai sotto ai coppi, fermati un minuto, che sta, che succede? No, niente, sono distrutto, sono rovinato. Ah, è niente, ma chi l'ha scritto? Non lo so, non mi ha detto niente. Ah, ma forse qualcosa un po' dice una zammuglietta. Ah, la gamba. Che sto vuol dire a fare, zitto, zitto? L'ha distrutta, sono rovinato. Ah, la gamba! Mannaggia di danni! E va, dai! Non lo so, ce lo dico. Ma è distrutto, è rovinato. Sì. Sì. Ma hai detto? Lo può sapere, Luci? Sì. Sta 3 minuti a fa. Ah, la gamba, me non parlo io. Quanto dici tu? Vieni, vieni, sono tu. Che è successo? Guarda che qua sono distrutto, sono rovinato. Ah, dopo. Albe, ma chi l'ha scritto? Questa lettera lì, viene dall'America, ha attraversato l'oceano, per dire a chi tu servizi a me. Oh, ma tu capisci? Luci, mi ha scritto zio Fred, mi ha scritto. Ah! Io ti speranza mi se non vuole is. Ma speranza le tre malparole, che dici? No. Ah no! No! Minatoria! No! Qualche credito! E chi se ne fotte? Albe, qualche ricattatore! Ma perché mo i ricattatori fanno un bel cambiato? Vabbè, ma chi cancro da scritto? Te, liegge. Liegge tu, liegge. Ma via, già legge. E un saggio, se mi sanno a fare bene, non fa niente. Non tengo neanche il lento, va bene. Non sai che c'è. Oh, ma no. Oui. Dunque, caro. Caro. Ah, ma dici caro. Aspetta. Carogna. Ah, ma è sicuro, però. Vai avanti. Carogna di nipote, tu mi scrivi e mi conti sempre guai e miserie. Fosse una volta e mi scrivessi, ho preso un bettel, una sisata,
Una lotteria! Ma vieni un po' che capo che te ne chiedo, poi secondo me si piglia l'utente, una lotteria, c'è un po' che scriverai. Ma state zitto, vai avanti, tu mi cerchi un prestito, ma se il prestito a chi lo scrive in poco lo c'è, ma se il prestito fosse buono, ognuno prestasse la moglie, tu lo sai che se fosse per te non vedresti nemmeno la croce di un centesimo. I soldi miei sono sudati e li tengo conservati con la naftalina. Ma no, mi sa che puzzo! Ma tu? Con il matrimonio che hai fatto? Ah no, non sto sulla sala. Mi hai saputo andare a quel servizio. Tua moglie mi è sacra. Io? Ma io non conosco proprio. Ah no? No. Vai avanti. Così, devi sarà da me, vai avanti. Ma pare un fatturino là da, no, da ruta. Allora mi avete trovato io. Non dai che lei. Madonna, tu sei, voi mi ha fatto perdere così. Muore giusto cosa non va. Ecco a noi. Ti abbraccio e ti bacio. No, vai indietro. Ah, un bel terno, una sisana. Vai avanti. Adesso tu vuoi che scendi la prossima. Allora, quando si inzivo. Vai avanti, siamo due tram, vai avanti.